Hello everyone e benvenuti oppure bentornati all'interno del mio canale YouTube. Nel video di oggi, come avrete ben letto dal titolo, vi porterò con me all'interno di un reset in vista del prossimo metano, in realtà, che sta arrivando, anzi è già arrivato. Infatti, in un modo a me ancora molto sconosciuto, siamo già arrivati a luglio e questo vuol dire che metano è andato e ci restano soltanto altri 6 mesi. Il soltanto tra virgolette, perché a pensarci sembra tanto tempo, ma se volano come sono volati questi primi 6 mesi, siamo fritti. In vista di ciò, io ho deciso di dividere questo video in due parti. Nella prima parte riprenderò in mano i propositi che avevo fatto a inizio anno, quindi a gennaio 2024. Li rivedrò e deciderò quali tenere, togliere oppure modificare. Questo perché ovviamente a gennaio una persona parte sempre con le migliori intenzioni del mondo, ma credo che a metà anno è quando realizzi se questi obiettivi sono realmente fattibili o meno. E se fossero ancora tutti fattibili, sono semplicemente un bel reminder di quello che volevamo cercare di raggiungere in quest'anno e quindi ci si può rimboccare le maniche e mettersi a lavoro in caso non si siano ancora prese in considerazione, o comunque se ci si sente dentro che non si è ancora fatto abbastanza per poterli realizzare, si hanno altri 6 mesi per lavorarci sopra e quindi io personalmente mi sento un pochino più serena. Nella seconda parte del video invece farò alcuni cambiamenti. In realtà ve li sto già spoilerando tutti da queste prime clip, ma va bene lo stesso. Quindi, detto ciò, di lavoro ce n'è, non mi perdo in altre chiacchiere e direi di iniziare direttamente il video. Agendina alla mano, riprendiamo, o almeno in questo momento riprendo i miei propositi. Eccoli qua. Non vi nego però che, come non ho svelato i miei propositi a gennaio, non lo farò neanche adesso. Questo perché ho alcune credenze che mi fanno fare questa cosa, mettiamola sotto questo punto di vista qui. Vi indicherò per il momento semplicemente quello che andrò a fare, ossia io andrò ad aprire il mio bel quadernino, a leggere proposito per proposito e cerco di rendermi conto, oggettivamente parlando, se negli scorsi 6 mesi io ho fatto qualcosa per far sì che questo obiettivo diventi veritiero o comunque che si realizzi all'interno di quest'anno. Se così non fosse stato, cerco di capire se magari ho puntato troppo in alto, quindi non è un obiettivo che nella mia quotidianità riesco a far sì che si avveri, oppure se semplicemente è stato dovuto da mancanza di voglia, necessità, ma principalmente voglia. Successivamente, un'azione che in realtà avevo già fatto, ma che se voi non l'avete fatto vi consiglio di fare, è quella di segnarvi delle azioni che voi potete fare per realizzare questi obiettivi. Infatti, io avevo individuato 4 macro categorie sotto cui stavano i miei obiettivi e per ciascun obiettivo avevo scritto all'interno di questi petali. Quel giorno mi sentivo indubbiamente molto artistica, un'azione che io posso eseguire, se non quotidianamente, comunque con facilità, per far sì che quella macro categoria e quindi automaticamente gli obiettivi che sottostanno a queste macro categorie si possano realizzare. Nel mio caso andrò semplicemente a rivedere le azioni e farmi un po' una sciacquata di cervello, ma in caso voi non l'aveste fatto, io vi consiglio di farlo perché è sicuramente utile. Ci tengo però a precisare che quando vi mettete a fare un lavoro del genere lo dovete fare con l'intenzione di migliorarvi e non di screditarvi. Non deve essere un apro la mia agenda o qualsiasi luogo in cui voi abbiate scritto i vostri obiettivi e propositi, ne guardate uno alla volta e parlate male a voi stessi. No, non deve essere assolutamente questo. Dovete semplicemente essere onesti e sinceri con voi stessi e rendervi conto se appunto è un obiettivo che è stato posto con magari troppa speranza, mettiamolo così, e che nel concreto non è raggiungibile, oppure se per qualsiasi motivo non siete riusciti a mettere in atto certe azioni per far sì che questo obiettivo sia realizzabile. Nel primo caso o si modifica e non è assolutamente un segno di sconfitta, oppure si cancella il proposito e lo si rimanda per quando magari si sarà più pronti. Nel secondo caso invece si cerca di trovare un compromesso, quindi o delle azioni da svolgere per far sì che esso si possa realizzare, oppure rimando al punto numero uno, quindi o si modifica o si cancella. Io vi invito a prendere il vostro bellissimo journal, non so,
posto in cui avete scritto i vostri propositi e a fare la stessa identica cosa adesso. In questo momento sembra un po' un ovetto, vi chiedo scusa, ma fa un caldo in camera mia terribile, soprattutto perché dovendo registrare il video ho dovuto spegnere i ventilatori e chiudere la finestra, quindi si sente particolarmente il caldo che c'è. Detto ciò, io ho appena finito il mio momento di riflessione che mi ha visto andare tra i miei propositi e decidere come agire riguardo ad essi, e nello specifico ho notato che su alcuni ho lavorato quasi in modo più inconscio, inconsapevole, piuttosto che reale, e da un lato ne sono stata felice perché vuol dire che ho integrato dentro la mia routine o la mia persona questa necessità. Su di altri invece devo assolutamente mettermi sotto e a lavorarci su, ma magari vi farò un video proprio nello specifico di questo argomento perché secondo me potrebbe interessare anche voi. Altri invece li ho già portati a termine, quindi sono stata anche contenta di vedere comunque i progressi che ho fatto in questi primi 6 mesi. Io onestamente, come vi ho detto prima, in modo oggettivo e non discriminatorio nei confronti della vostra persona, vi consiglio di fare questo lavoro, soprattutto perché avete ancora 6 mesi davanti per riuscire a mettere in pratica delle azioni che vi portino poi fra 6 mesi a gioire dei risultati che avete ottenuto. E se così non fosse, avrete comunque lavorato per migliorare voi stessi, quindi ci sarà comunque qualcosa da festeggiare. Detto ciò, io vi lascio alla seconda parte del video. Step numero 1 di questa preparazione sono le unghie. Infatti io prima di partire andavo a fare le unghie. In realtà non ho iniziato tanto tempo fa, all'incirca 4 mesetti prima rispetto alla mia partenza. Stando via mi sono resa conto di quanto mi piacesse avere le unghie sempre in ordine. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata prendere appuntamento dall'estetista per andarmela a rifare, e oggi è il gran giorno. Io al momento, come potete vedere, non ho su nulla e le mie unghie fanno anche abbastanza pena, ma va bene, da qui si può solo risalire, quindi andiamo. Già che ci sono vi mostro anche l'outfit, nonostante sia semplicissimo, perché ho questo top bianco di H&M e questa gonnellina lunga di Pull&Bear. È super semplice ma mi piace un sacco, e mi sono anche dimenticata di dirvi prima che mi farò anche le unghie ai piedi, quindi perfetto, sono contentissima. Ecco qui le unghiette, ho fatto questo baby boomer colorato in vista dell'estate, mi piacciono tantissimo. Nella location più assurda possibile e immaginabile, ma fate finta di niente. Lo step numero 2 prevede andare a mettere a posto questi capelli, perché fanno e chiedono pietà. Non ho un'idea precisa, ma so già che li dovrò tagliare tanto, e non voglio, ma devo. Fra pochi secondi vedrete il taglio. Taglio fatto, mi piacciono onestamente. Sono corti, ci dovrò rifare l'abitudine, però va bene. Almeno adesso sono decisamente più sani rispetto a prima. Non vi so dire esattamente che tipologia di taglio mi è stato fatto, perché io sono letteralmente andata dalla parrucchiera e le ho detto: fai quello che vuoi, taglia quanto vuoi, basta che mi fai avere dei capelli decenti, perché negli ultimi giorni specialmente stavo iniziando proprio ad odiare, non avevano forma, erano sfibrati, proprio brutti, brutti, brutti. Quindi non so cosa abbia fatto, sicuramente ha tagliato dietro a livello pari e ha scalato un pochino più davanti dalla parte del ciuffo andando a scendere, però non so precisamente che tipologia di taglio sia. Passo numero 2 completato. Nuovo giorno e nuovo passo per me in questa preparazione. Oggi è il giorno dello shopping, perché quando sono tornata, dovendo disfare le 5.000 valigie che mi ero portata con tutti i vestiti annessi, ho deciso di fare un po' di decluttering, e non so se è l'anno in più, non mi chiedete, ma mi sono proprio resa conto che delle cose che avevo faticavo quasi a trovare qualcosa che mi piacesse. Io non sono una che solitamente compra per moda, magari mi capita di comprare quel capo che mi piace particolarmente, che magari va anche di moda, però cerco sempre più di comprare per stile, tra virgolette, che ovviamente piace a me personalmente, e credo di aver proprio cambiato quasi totalmente stile proprio per questo motivo, perché tante delle cose che magari indossavo prima, che avevo comprato quando ero una ragazzina, adesso non mi piacciono più, non mi ci sento a mio agio, e quindi ho deciso di fare un bel po' di decluttering. Perciò voglio andare a comprare delle cose in cui io mi ci sento più a mio agio. Quindi, visto che oggi sono anche iniziati i saldi, ho detto prendiamo la palla al balzo e facciamo il 2
in uno, quindi vado a fare un po' di shopping, ma almeno cercando di trovare dei capi in saldo così da pagarli un pochino meno. Come al solito vi porto con me. Sono appena tornata dal giretto svolto nel centro commerciale in cui sono andata, come vi ho detto prima, per fare un po' di compere. E vi dirò, onestamente è stato abbastanza la delusione. Le uniche due cose che ho comprato e che ho messo dentro questo sacchettino sono un coordinato, che è un pigiama di Tezenis, ovviamente non in saldo, però ha questa fantasia bellissima secondo me, che mi piace molto. Non so se si percepisce dalla camera, sono tutti dei piccoli fiorellini sui toni del rosa e del lilla, quindi bellissimo. E ho pagato il pantalone 9,99 e la canotta 12,99, se non ricordo male, purtroppo non c'è il prezzo. Il vestitino che invece ho comprato da Sweet Benedict è questo, che ha la particolarità di essere monocolore ma appunto con i dettagli in bianco. È lungo all'incirca fino a metà coscia e rimane a tubino, anche se abbastanza morbido. Il dietro invece ha la particolarità di avere questo buco, se così si può definire, sulla schiena, che lascia praticamente la maggior parte della schiena scoperta. E questo invece l'ho pagato 23,92 euro. Onestamente, per quanto semplice sia, addosso mi piaceva particolarmente, quindi ho deciso di comprarlo. Mentre stavo editando il video mi sono resa conto di non aver mai fatto un outro adeguata, quindi eccomi qui, anche se le mie condizioni e le condizioni della luce sono terribili, quindi vi chiedo scusa. Ci tenevo però a salutarvi come si deve. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto e che in qualche modo vi abbia dato l'opportunità di andare a rivedere quelli che sono stati i vostri obiettivi e propositi, ma mi raccomando, siate sempre gentili con voi stessi. Io mi sono divertita molto sia a registrare i cambiamenti che ho fatto in preparazione di questa nuova metà d'anno, sia a andare a dare una sbirciatina a quelli che pensavo sarebbero stati i miei obiettivi per quest'anno, valutare quelli che lo sono veramente, cambiare alcuni, altri magari mi sono vista un pochino più lontana, però è stato sicuramente un bel momento per me. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto, se così fosse stato lasciate un bel pollicione in su e scrivetemi qua sotto nei commenti qual è quell'obiettivo che voi siete riusciti già a portare a termine nei primi 6 mesi, e se ce n'è stato più di uno ovviamente scrivetemeli. Per quanto riguarda il resto invece vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.